Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo sgominato il Team Galassia dalla base che hanno qui a Evopoli. E ora c'è da prendere la pista ciclabile e questo ragazzino non mi permette però di andare qui perché volevo fare una cosa molto importante, ovvero andare a vedere le ultime due strade che c'erano da prendere perché c'era da usare taglio e quindi non potevo andare a prenderle. Ora però, una volta presa la pista ciclabile, credo che il ragazzino mi lascerà comunque andare e tornare lì. Peccato che non sia possibile. Dunque, qua si va... Sì, si va da soli. Gioco qua. In tutte le piste ciclabili in discesa in Pokémon. Non capisco per quale ragione abbiano fatto questa scelta fin dall'inizio. Forse in Giappone hanno solo piste ciclabili in discesa. Ho Nuqua davanti e in realtà è a livello 18. Perché è a livello 18? Perché ho catturato Baneri. Infatti si vede anche in grafica, l'ho chiamata Mint perché la volevo femmina a tutti i costi. E ho tre femmine. L'ultimo Pokémon meglio che sia maschio. Non è perché volevo fare 3-3, no, proprio no. Comunque l'ultimo Pokémon lo rivelerò magari più in là nella serie. Ho detto che l'avrei rivelato alla fine, ma no, lo rivelerò fra poco, insomma. Fra qualche episodio, qualche 5-6 episodi massimo, dai, non di più. Dunque, vediamo un po' chi posso mettere per contrastare un Pokémon volante. Beh, mettiamo un Pokémon elettro, ovvio. E Nuqua al 18 si evolve. Però non l'ho fatto evolvere. Perché volevo farlo evolvere in video, ovvio. E non credo che tutti quanti i ciclisti abbiano Pokémon volanti. Come su RSE, non tutti quanti avevano Magnemite, vero? Perfetto, anche in grafica è stato messo. Vive in prossimità dell'acqua nel cuore delle foreste, ma di giorno esce allo scoperto per far prendere sole alle piante sul guscio. Certo ragazzi che però i Pokémon di quarta gen per le evoluzioni di intermedie sono pessimi. Pedalando mi sono fatta una bella sudata, mi sento informissima. Sì, anche quando faccio tipo i 5 km sulla cyclette in 10 minuti... Dopo sto spompato, però almeno riesco a farli. Cioè, poi andando lì, andando rilassato comunque, se volessi farli di corsa davvero. Wow, mi avrei più sconfitta. Ma a Ilka pure piace fare... Piacciono i dossi naturali. Vabbè, giapponesi anche loro, non è che... L'impasto è quello. Parte la sfida di Miro ciclista. Manda Ponyta! Yeah, vai Ponyta! L'unico dei due Pokémon di fuoco che puoi trovare in-game senza andare post. Porca miseria però, qualcuno che non è debole... Eh? Magari? Che dici Crotal, lo troviamo qualcuno? Mint, tra l'altro, Baneri, che è il Pokémon con livello più alto, si evolve per amicizia, quindi... Appena ho avuto l'occasione di prenderla nei sotterranei, l'ho accolta al volo perché dico... Devo prenderla assolutamente se voglio farla evolvere per amicizia, se no non accadrà mai più. Avanti tu, sfidami. Tra l'altro, qui sotto c'è un percorso che non penso esplorerò per intero oggi perché c'è una grotta da visitare appunto. E quella grotta però abbiamo bisogno di forza, quindi la farò quando prenderò forza. E quella grotta è molto importante se non l'avete fatta perché ci permette di prendere, di fare conoscenza. Oltre che di prendere Gible, di fare conoscenza con un personaggio molto importante. Quindi alla fine ragazzi, contro ogni pronostico che mi ero immaginato nella mia testa, sto usando la squadra finale in questo momento. Diciamo che Luxio, che ho deciso di tenere appunto in squadra nel terzo episodio se non sbaglio, il quarto, rimane perché per il problema di Drifloon, e che non so perché non compare. Ho provato anche su Perla, ma non mi è comparso. Ho provato diverse cose. Ho letto online che comunque sia cambiando la data, poi devi aspettare comunque 24 ore e non una settimana di tempo se cambi la data. Ci ho provato ma non mi è andata bene, quindi ho detto vabbè, facciamo passare il tempo normalmente, magari poi lo trovo. Non lo so, perché comunque sia, penso che finirò questo gioco prima che sia di nuovo venerdì, anche fosse, quindi... Comunque ho dimenticato di dire che la nostra tappa di oggi
sarebbe stata Cuoripoli, la città di Cuoripoli, bellissima. Non so se faremo oggi la palestra perché vorrei fare anche una super gara. La prima volta che feci le super gare in Diamante e Perla io ero contento perché in Smeraldo mi ero talmente fomentato per fare le gare che avevo vinto la gara di livello Master di Akume e Grinta, se non erro, con Dustox, quella di Akume. Allora dico, cavolo, super fomentato, vado a fare le gare di livello di le gare anche qui, le super gare. E non ci ho capito niente, ma davvero niente. Quindi ora vorrei riprovarci. Le ho fatte poi alcune, però non l'ho mai fatta a livello master, quindi vorrei provare a farne almeno una qui, perché poi ci sono anche coinvolti i Poffin in questa faccenda, quindi tra l'altro Cuoripoli è piena di lore. C'è una chiesa, c'è il minigioco dei Poffin da fare lì, che riscopriamo lì i Poffin, le super gare. Quindi questo episodio penso che sarà all'insegna dello svago, ecco. Tenere Nuwa davanti si sta rivelando un errore, quindi metto Hanasia, che magari fa un po' meglio contro questi allenatori. Qua ragazzi è pieno di allenatori, mi piace tantissimo questo posto in Diamante e Perla. Me lo ricordo, è uno dei pochi posti che ricordo davvero con piacere, perché è pieno di sfide. Beh, non uno dei pochi posti che mi piace di Diamante e Perla, ma uno che più ricordo con piacere, ecco. Perché Diamante e Perla di posti... Sinnoh, vuoi o non vuoi, è uno dei posti, secondo me, insieme a Hoenn, più belli del mondo Pokémon. Anche questa piece of cake, abbiamo finito la pista Cyclabile. E tu cos'è per me? Che bella bici è con te, meriti questi bolli. Ah, non ci dava la bandierina? C'era qualcuno che ci dava una bandierina. Scusami, tu hai la bandierina? Ok, imparo a usare volo. Imparo a usare cambio e potrei andare... Ma... Allora... Oh, attenzione. Ah, Lucinda ora! Ciao Link, come va con il tuo Pokédex? Io non saprei dirti se sto andando alla grande o se sto facendo un disastro. Ma qui non si tratta di me. Ho una bella cosa per te, Link. Quale mano scegli? Ah, la sinistra. Capisco, vuoi cercare sfide. Sono senza parole, Link. Tu sì che sai quali sono le cose importanti. E la destra cosa ha? Dai, lo so che vuoi darmi anche quella della destra, su. Eccolo qua. Ricerca strumenti. Esatto! L'applicazione di ricerca strumenti va usata spesso. Ti dice se per terra c'è uno strumento che non puoi vedere. È molto utile quando travi all'interno di grotte buie o posti del genere. Ok, continuiamo a lavorare sui nostri Pokédex. Professor Rowan conta su di noi. Ciao amichetta. Ok, Lucinda oggi mi sta un po' simpatica. Gli altri giorni non capivo perché fosse tanto antipatica, ma oggi va bene. Bene, ora che Bimbo mi lascia passare posso fare quello che volevo fare, ovvero andare qui, usare taglio e passare per di qua. Dunque, questa qua in realtà sarebbe una scorciatoia più che altro per arrivare a Giardin Fiorito. Ok, questa qui mi dà dei decorable, ok. E qui c'è una pianta di miele. Ora, qui si arriverebbe... a Giardin Fiorito, ma per di qua, ecco, c'è uno strumento. Argent Polvere, che è quella che aumenta le mosse di tipo coleottero, perché Lumin Polvere è quella che le fa, che fa diminuire la precisione dell'avversario. Però c'erano anche delle bacche qui da prendere. Ma perché sono voluto a tutti i costi tornare qui a Giardin Fiorito? Beh, perché qui c'è uno strumento da prendere. O meglio, un allenatore. Te lo leggo in faccia, che è un irrefrenabile sete di sapere. Beh, sei fortunato. Sono una docente della scuola per allenatori e vorrei insegnarti qualcosa. Prima di tutto vorrei che prendessi questi MT. Sì, si era nascosta lei, ovviamente. I Pokémon sono come noi. Se qualcuno ci urla contro, ci sentiamo intimoriti e ci viene istintivamente di ritirarci. Allo stesso modo, chi usa urlo rabbia abbassa l'attacco speciale del nemico. L'MT può essere usato una sola volta e questo è quanto vuoi da dirmi? Wow, conoscenza. Vabbè, magari un giretto prima di arrivare a Cuoripoli qui ce lo facciamo, tanto sarà una cosa molto veloce. Ci sarà qualche strumento da prendere, usiamo un po' di repellente se ce l'ho. E non ce l'ho, vero? Non ce l'ho. Facciamo senza. Qui c'è questa. Su, ah, oh, perfetto, direi perfetto a dir poco. Ok, qui se non sbaglio era qui l'entrata. No, era più giù l'entrata, vero? Sì, era più giù l'entrata. Beh, non importa. Quando sarà il momento, vedremo. Dunque,
qui. Non ci si può andare qui. Ah, che peccato. Guarda un po'. Ah, mi è spaventato. Beh, già che ci siamo, tanto vale lottare. Vittorino molto facile da sconfiggere, tra l'altro. Dunque, lo strumento qui è... un veleno acu... Quello serve per aumentare l'attacco del tipo veleno del tuo Pokémon veleno. Ah, qui ci vuole Flash. Allora, la grotta sta praticamente in questo punto qui. Quella segreta che noi vogliamo trovare. Però vedete, ci sono dei massi enormi che si possono spostare solo con la MN forza. A dire il vero, tra l'altro, io volevo arrivare a Quiripoli oggi, ma... mi sa che farò una piccola deviazione. Se io portassi Sector con me, potrei usare Flash per illuminare la grotta. Così potrei esplorare la grotta labirinto, sì. In effetti è un vero labirinto. Vediamo un po' se si può fare oggi. La parte di qua la faremo quando avrò modo di farla. Vai. Chissà che Pokémon ci sono qui. Qui ci sono i Gibble in questa parte o stanno nell'altra? Mica ricordo. Ok, lì ci sono i montanari che vogliono fare una sfida. Allora oggi grotta labirinto. Beh, ho detto che volevo fare un 100%, quindi è quello che farò. Andiamo per di qua. Sarebbe saggio usare un non si può. Andiamo sopra allora. Ah, ma qui potrei usare cerca strumenti, effettivamente. Dunque qui non si può andare. Ok. Quindi il prossimo passo è andare a sinistra. E andiamo tutta a sinistra allora. Magari... ah... oh... qui perché era bloccato di là. E quindi ora... ah, i montanari di prima. Vagabondare mi fa venire fame. Mi sono ingozzato di porcini. Ma noi li ho digeriti. Adesso continuo a fare di... ruttini. Fruttini. Guarda, un allenatore sperduto nella grotta labirinto. Se si chiama grotta labirinto, sono sperduto, sì. In realtà no, conosco la strada. Massimo e Geraldo, due orsi. Bello. Però io anch'io ho il Dream Team, amico mio. Vi sfasciamo di botte. Però. Eccolo, va. Lo sapevo. Super pozione. Perfetto. Proseguiamo allora di qua. Che era il punto in cui volevo andare. E... due allenatori e uno strumento, buono. Anche tu sei qui per giocare? Tranquillo, povero piccolo Pokémon sperduto, non piange. Ma chi stai piangendo? Perché assumi che io stia piangendo quando sono tutto tranquillo? Marmocchio e teenager, vai. Facciamo Shota? Non sapete cos'è uno Shota? Meglio così. Sono certi di aver sentito dei versi dal fondo della grotta, tu no? Sì, ma non qui. Dall'altra parte. Aspetta. Non è che era qua che stava Risetta? Ci sono delle lotte in doppio qui, quindi mi sta venendo il dubbio che stia qua Risetta. E non di là con i massi da usare forza. Può essere che mi sono ricordato male? Tra l'altro, se volete, qua si trova anche Bronzor, Ma giusto a titolo informativo. A questo serve prendere strade diverse, a trovare tutti i tipi di Pokémon. Ok, quindi dato che lì c'è spaccaroccia, ma anche di qua usiamola. Vediamo un po'. Ma non è di qua però. Ah, altri due allenatori. Allora sono sempre più convinto che stia qui Risetta ora. Voi direte, ma scusa Andrelink, se pensi che Risetta stia qui, perché non arrivi in fondo alla grotta che magari c'è? E fai magari anche vedere l'avatar di Risetta? Perché almeno posso allevare due Pokémon contemporaneamente e ricevere più punti esperienza se gioco per conto mio senza Risetta. Magari qualcuno potrebbe anche criticare il mio sfidare la palestra, che sarebbe anche una cosa più bella da vedere, mettendoci troppo tempo, troppi episodi, tipo arrivo a Quiripoli nel prossimo episodio a sto punto e non faccio subito la palestra, farò le super gare, i Poffin e la chiesa. Mentre la palestra la farò nell'episodio successivo ancora. E magari qualcuno potrebbe criticare, però ragazzi, io voglio vivere questa esperienza come dico io, al 100%, facendomi vedere tutto. Quindi quando alcuni mi lantano, ah, questo è al 100%, e non è vero. Non è al 100%, mancano alcune cose chiave.
cosa che io invece non voglio fare, io voglio proprio fare al 100%, ma non solo per fare il 100%, anche per vivere la mia avventura al pieno delle possibilità. E viverla come voglio io anche. Bene, questo è l'altro masso da spaccare. Ok. Ah, fune di fu. Ma se dobbiamo trovare Risetta, dobbiamo accompagnarla all'uscita. Non possiamo mica usare fune di fuga. C'è qualcosa, no? La mappa di questo posto è davvero intricata, ma non è un vero labirinto. Non è un vero labirinto perché alla fine sono tutte quante dead end, tipo questa. E non sono strade che si ricongiungono. Arrivi a un punto cieco, vai indietro e prendi un'altra strada. Quindi non è un vero, non si loopano all'infinito. Quindi alla fine trovi per forza la strada. Dunque, ho preso qui sotto. Bene. Andiamo di qua. E poi sopra. Ah, ma qui c'è qualcosa? No. Qui neanche. Ah. Qui sotto ci sono allenatori, quindi li evito. Perché voglio arrivare al fondo della grotta. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Dai, 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 ce la facciamo. Ok, qui, a sinistra. A cosa? Matilde. Perché Matilde? Non era Risetta. Vabbè, sono Matilde. Stavo catturando le Pokémon e mi sono persa. Che paura. Ti prego, portami fuori di qui. Provvederò a tenere in salute la tua squadra di Pokémon. Adoro mosse utili come Rogito e minimizzato. Vabbè, allora, una lotta con lei la facciamo sicuro. Allora, non era Risetta? Io mi ricordavo Risetta. Perché mi ricordavo Risetta? Cervello, explain, please, explain. Risetta era la via Vittoria. No. Ok. Era la via Vittoria. E non la grotta labirinto. Vabbè, l'ho detto, non è che l'ho giocato chissà quante volte sti giochi, quindi. Ho la scusante. Ecco, ad esempio, andare in giro insieme ad un compagno è una cosa che mi è piaciuta in questi giochi. Intanto questi qui li abbiamo sconfitti nonostante lo sbaglio di Matilde. Ti chiedo scusa, Matilde, sei mitica. Mini fungo, tra l'altro. Buono. Allora, in realtà c'è una strada che non ho preso prima. Un punto dove non ho usato spaccaroccia, che era qua sopra, vero? Sì. Ah, loro due, bene. Altri due allenatori. Fare un buon picnic ci vuole un posto carino, del buon cibo e una lotta divertente. Sì. Ah, ti sei perso anche tu? No, non importa, facciamo una lotta di Pokémon, giusto? Che importa se ti perdi o meno, l'importante è lottare con i Pokémon. Ma anche questi non è che abbiano Pokémon degni di nota da dover essere commentati. Che cosa c'era qui? Uno strumento che si trova qui. Antiscottatura. Beh, ovvio. Il cerca strumenti si sta rivelando molto utile. Pronta per andare a casa? Sì, dobbiamo salire se non sbaglio e poi scendere, vero? No, salire ancora. A questo punto arrivo semplicemente a Cuoripoli. Attraverso il Monte Corona, perché è importante attraversarlo almeno. Tanto è poco, è una strada corta. Oh, ecco l'uscita. Voglio diventare più forte, così non sarò più pegnicolosa. Addio Link, grazie infinite. Va bene. Grazie a te per avermi curato i Pokémon. Oh, finalmente siamo giunti al nuovo percorso, con nuovi allenatori ovviamente. Forza mio Pokémon, metticela tutta e anch'io farò del mio meglio. Yeah! Forza, forza mio Pokémon, metticela tutta e anche io cercherò di... Vabbè, questi qui hanno fatto la stessa scuola. Bello il paesaggio, però col Monte Corona in distanza, anche se in realtà sta a due passi da qui. Ponyta e Pachirisu anche, due Pokémon che abbiamo già visto, per se non altro potrebbero farci vedere qualcosa di nuovo. In realtà si può vedere qualcosa di nuovo semplicemente andando avanti col gioco.
e vedere tutti e 151 i Pokémon della regione di Sinnoh, è necessario sbloccare il Dex nazionale. Senza di quello, ragazzi, non si va da nessuna parte. La prima run che feci a Pokémon Diamante e Perla non sbloccai il Dex nazionale e non capivo come fare per andare avanti. Mi diceva uno, non puoi andare avanti senza il Dex nazionale. Ed io, ma quale Pokémon non ho visto? Era Palkia. Mi mancava Palkia da vedere, che te lo fa vedere la nonna di Camilla. Bene, prendiamo lo strumento che è super pozione, buono. Molto utile. Allora, oddio, qui come ci si arrivava? Ah, c'era, bisognava uscire dall'altra parte, se non sbaglio. Oh mio Dio, che paura. Ho appena superato il Monte Corona, ma ho ancora energia da vendere. Easy vinta anche questa. Io non mi ricordo perché qua sopra... Ah, ecco, c'era la stradina. E beh, certo. Bimbo, voglio affrontarti. Indossi pantaloncini tutto l'anno, ho molta energia da bruciare. La correlazione? Agamennone, wow. Guarda, tesoro, è nato il nostro figlio. Come lo chiamiamo, questo piccolo batuffolo? Agamennone. Ok, a questo punto c'è la Combat Girl e questo qui che voglio prendere lo strumento, grazie. Super colpo, che ne farei super a meno. E il Montanaro. Ah, ridere porta bene. Ti porterà male perché stai per perdere. Sconfitto il Montanaro, qui c'era un oggetto, vero? Sì. Vabbè, quando sono palesi, sono palesi. La Combat Girl invece dobbiamo affrontarla. Va bene, lottiamo subito. Via il dente, via il dolore. Mi piace come ragiona. Però qui c'è uno strumento che non posso prendere. Oh, qua ci vorrà ancora un po'. Va bene. Attraversiamo il Monte Corona e qui c'è un incontro importante. Attenzione. Qui. Proprio qui, esatto. Oh. Secondo una teoria, dal Monte Corona ebbe origine la regione di Sinnoh. In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava, non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e della incompiutezza dell'animo umano, il mondo è caduto in rovina. Trovo che la realtà sia davvero deplorevole. Già. Davvero incredibile. Dunque, la strada non... Sì, era questa, ma allora di là che c'era? Tra l'altro qui abbiamo bisogno di surf. Ma qua è giusto per fare il giro più lungo. Vabbè, qui in realtà c'è un motivo per cui... C'era la strada e per cui c'era anche spaccaroccia lì. Una volta la strada c'era per chi trovava una confezione di etere e per chi non aveva spaccaroccia, perché un tempo le MN si potevano solo insegnare. Ah. Pronti ad altri allenatori? Vai. Sei solo un mocciosetto, non puoi farcela contro un adulto come me. Davvero vuoi scommettere? Quanto c'hai? Bello comunque questo posto, raga. Se solo avessi surf e cascata anche, perché sennò senza cascata è inutile avere surf qui. Amilcare! Ah, che figata, oh, questa è la posa. Non è ancora abbastanza forte, però rimane onorevole. Non si dispera. Velocità X, ok, qui ci vuole scalaroccia, sarà il momento quando sarà il momento. Buono, andiamo e... Un altro allenatore. Se ti batto mi darai un po' del tuo pranzo al sacco? Ma non ce l'ho il pranzo al sacco, guarda. Te lo darei volentieri ma non ce l'ho. La mamma non me l'ha preparato. Saturnino. Dai che ci siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi arrivati a Cuoripoli. Manca davvero poco. Ce la possiamo fare. Pokéball, va bene. Io qua ancora Pokéball. È tempo di Megaball. Loro con le Pokéball ce l'hanno. Oi oi. Oh, vuoi lottare? Volevo partecipare alle Super Gare Show, ma non ci metterà molto a batterti. Signorina, lei mi sta sfidando a batterla in tempi record? No, perché io non ci metto molto, faccio con un attimo. E Marisa Profumina è andata. Ora.
Prima di combattere contro il pittore, raccogliamo le bacche. E la casa questa? Oh, salve. Signor Bacchini. Bacco Bacchini. Si è trasferito. E poi sta da solo. Ah, è morta la moglie. Mi dà delle bacche anche la figlia e la nipote. Ah, ok, lei mi dice dove ha piantato le bacche, va bene. Ci sta, perché in effetti se uno non si ricorda. Ho messo Vux davanti per farlo divertire. Tu e io, pensa che accostamento. Non faremo forse uno stupendo quadro di lotta? Vediamo, vediamo. Ah, quando incontriamo un nuovo allenatore. Ci fa questa inquadratura. Ora che ci penso. E Gilberto sarà sconfitto. Magnifico, sono in preda all'aspirazione. E questo qui è l'ispirazione perfetta dopo aver perso? Questa lotta diventerà senz'altro un quadro straordinario. Lo intitolerò. Ma che Pokémon! Vabbè, contento tu. Oh, salvo, ma che è questo? Quando sento nominare Quiripoli non posso non pensare alle Super Gare Show. Parteciperò assieme al mio Pokémon. Quiripoli è un gran bel posto. Ogni anno viene eletta città più vivibile di Sinnoh. Vabbè, è una metropoli in teoria. Oh, attention, please. Un Baneri. Oh, grazie al cielo eri lì per caso. Se non fosse stato per te, chissà dove sarebbe arrivato il mio Baneri. Baneruccio, torna al tuo Pokéball, forza. Sono Ileana, una giudice delle Super Gare Show. Fai un salto all'Arena delle Virtù, così potrò ringraziarti come si deve. Oh, no, non è vero. Diamo un Chansey. Uno, due, passo. Uno, due, mano. E giro. Vedete però, questa tizia sarebbe una delle teenager ed è afroamericana. Il che vuol dire che non sarebbe male un allenatore la cui pelle è di colore diverso quando combatti appunto contro gli NPC. Non sarebbe male, sarebbe una cosa buona e giusta. E sarebbe anche ora. L'ultima cosa da fare prima di completare l'episodio è andare qui all'imbocco del percorso 209 e ricevere un uovo che c'ha questo tizio. Eccolo qui. Ecco a te, grazie. Bisogna camminare per farlo schiudere. Nel prossimo episodio, ragazzi, ce ne saranno di cose da fare. Saranno davvero davvero tante, non vedo l'ora di mostrarvelo. Ma come tutte le cose, anche questo video deve giungere a termine. Io vi ringrazio per averlo seguito e in descrizione vi ricordo anche che ci sono i link per Telegram e Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensiero e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!